Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Erano gli anni Ottanta ed io ero poco più piccolo di un adolescente quando nella mia città iniziò a manifestarsi il fenomeno del writing. Avevo sentito parlare del movimento hip hop, ma non mi ero mai interessato più di tanto, visto che non mi riguardava in alcun modo. Almeno credevo. Era l'inverno 1981, quando andando a scuola vidi una macchina della polizia ferma sotto un enorme graffito su un muro raffigurante un clown. Ora, dovete sapere che in una piccola cittadina rurale nessuno si sognerebbe di scrivere su un muro, o tantomeno di farci un disegno. Perciò una notizia del genere è destinata a far scalpore. Il disegno era stato realizzato sul muro che delineava il perimetro della proprietà della famiglia Murdoch. Il padre stava fornendo i dati per la denuncia, mentre la madre teneva la piccola figlioletta in braccio vicino al marito. Non rimasi lì a lungo e mi diressi verso scuola per non tardare. Una volta tornato a casa, durante il pranzo, come al solito mio padre vedeva il telegiornale, quando iniziò un servizio con il nome della nostra città nel titolo. Quello che sentì fu raccapricciante. Mentre il marito era al lavoro, qualcuno era entrato a casa di Murdoch e aveva ucciso moglie e figlia di 2 anni, per poi brutalizzare i corpi per renderli simili a bambole di porcellana. Alla madre era stato colorato il volto, mentre alla piccola erano stati incollati una maschera e i capelli. Dicevano che probabilmente la maschera era stata incollata quando la bimba era ancora viva e questo le avrebbe impedito di respirare. Io e i miei genitori eravamo sconvolti. Nonostante le ricerche, la polizia non trovò nulla. 2 settimane dopo, sempre durante il pranzo, alla TV dissero che c'era stato un altro massacro in pieno giorno. 2 sorelle di 17 e 10 anni erano state uccise e brutalizzate. Gli occhi della maggiore erano stati strappati e messi nella bocca della minore, alla quale era stato inciso un lungo sorriso da orecchio a orecchio e cucite dei bottoni sugli occhi. Poi era stata messa a letto coperta a pancia in su, con il volto scoperto. La maggiore invece era in brandelli sotto il letto. Erano stati i genitori a trovare quei corpi. La città era sconvolta. Tutti erano sconvolti. La mattina seguente, andando a scuola, curioso decisi di passare davanti alla casa del massacro, ma quando la vidi notai un disegno al muro vicino al portone, un clown. Sembrava realizzato meglio di quello di 2 settimane prima. Mi chiesi se c'era un collegamento tra i graffiti e la morte, e leggendo i giornali mi accorsi che anche i media si erano posti lo stesso problema. Una settimana dopo avemmo la conferma. Altro clown. Altro massacro, ancora più cruento del precedente. Anche il pagliaccio era realizzato meglio. Nelle settimane si susseguirono numerosi delitti, con clown e omicidi sempre più terribili. Una notte venni svegliato da mio padre che mi disse di mettermi una giacca e di andare in macchina. Io non capii subito. Quando partimmo vidi il muro esterno del garage. Non lo dimenticherò mai.